Io ho cominciato il CrossFit ricercando un nuovo metodo di allenamento come preparazione fisica alla kickboxing. Lo sport che mi ha formato negli anni è stato quello e dopo tanti anni ho cercato di cambiare la metodologia di allenamento per migliorare l'aspetto atletico. Inizialmente cercando su internet vedevo quali fossero le tecniche di allenamento che utilizzavano specialmente lottatori di MMA e K1 e quindi trovo questa nuova metodologia di allenamento e comincio ad approcciare, chiaramente in sala pesi, quello che era per me il CrossFit. Il primo WOD che ho provato fu Helen, 3 round, 400 metri di corsa, 21 kettlebell, 12 pull up. E da lì cominciai ad appassionarmi a questo sport e successivamente, dopo l'ultimo mio mondiale nel 2013, decisi di cominciare e continuare esclusivamente il CrossFit come agonista. Sono riuscito bene. Quello che credo sia l'eredità che il periodo 15 anni di kickboxing a livello agonistico mi ha dato. Di base credo che sia stato più una forma mentis che esclusivamente una metodologia di allenamento piuttosto che un'altra. Quindi quello che a me ha dato quella che possiamo definire una marcia in più è stato proprio quello. La mia giornata tipo è sveglia alle 6, colazione e poi subito in caserma al lavoro. La prima parte, diciamo, di allenamento è una parte che ho imparato di recente, che è la mobilità, seguendo dei protocolli. Dedico circa una mezz'oretta, tre quarti d'ora al mattino e poi vado al lavoro. Successivamente alle 14:00-16:30 finisco la mia giornata lavorativa e vado al box e comincio la mia routine. Le routine di allenamento che il mio allenatore Ernest mi manda prevedono 2-3 sessioni al giorno. Io, dovendo lavorare, non posso permettermi di farle, quindi le condenso tutte in unica sessione e quindi cerco di dare il meglio che posso in quelle 3-4 ore, anche di più, di fila. Il tempo libero per me non è pesante o faticoso andare al box e lavorare, quindi magari preferire una passeggiata con amici o una birra. Per me, io mi diverto di più andare al box e fare dei workout con degli amici che stare in giro, quindi per me non è un sacrificio, anche se alla lunga comunque non nascondo che mi pesa anche quello. La programmazione che seguo adesso appunto è quella BHT Lab. Prima di Ernest mi allenavo come, diciamo, più mi piaceva. Quello che preferivo e che mi garbava fare quel giorno facevo e lavoravo alla meno peggio. Conobbi Ernest a seguito di una gara fatta in Sicilia in cui mi scontrai con Stefano Migliorini. Io non sapevo nemmeno chi fosse. La mia vecchia mentalità da fighter mi mise in rotta di collisione con Stefano. Io dissi in quella gara: chi è il più forte? Il più forte mi indicarono Stefano. Io non conoscevo manco non sapevo manco chi fosse questa persona e quindi provai a stargli dietro, il che chiaramente sia per il mio livello fitness che per il campione di cui sto parlando era praticamente impossibile, però quella gara arrivai dietro di lui, quindi lui primo, io secondo, poi altri ragazzi noti nel CrossFit, Antonio Milocco, Manfredi Ottavi, Nico Petruzzi, ragazzi che adesso spingono forte, e da lì cominciai a conoscere un po' quello che era il mondo CrossFit e gli atleti CrossFit. Da lì poi l'inverno successivo, dicembre 2015, salì a Milano con l'idea di salutare Stefano, mi trovavo lì per caso, e andai ad Officine. Sconoscevo io Officine, non sapevo che fosse in realtà il tempio del CrossFit in Italia, e lì incontrai Ernest. Fu una sorta di amore a prima vista.
cominciamo a parlare per tanto tempo, e lì lui mi invitò ad un camp, BHT Camp, del febbraio 2016. Andai a questo camp, ci conoscemmo meglio e poi lui mi chiese di entrare a far parte della squadra BHT e io dissi sì, chiaramente onorato a seguito di quello che era la storia e che è la storia di BHT e di Officine. Successivamente cominciai effettivamente a fare la programmazione BHT nell'ottobre dello stesso anno, dopo aver vinto la mia prima gara importante, ovvero il Southern Warriors nel 2016. Allora, ai nuovi ragazzi che approcciano questo sport, quello che mi sento di consigliare è fate ciò che sentite. Il CrossFit è uno sport meraviglioso, particolarmente complesso da un punto di vista della preparazione e ciò che richiede sia mentalmente che fisicamente, quindi posso non sentirmi mai pronto o posso sentirmi subito pronto. Quello dipende chiaramente dalla persona. Non fatevi spingere da nessuno, vai a fare la gara, se non te la senti non farla. Però arrivato a un certo punto devi renderti conto di essere pronto, quindi avere una consapevolezza interiore ed affrontare la gara con la più totale serenità, anche quasi incoscienza, ma in realtà non è incoscienza, perché vi garantisco che dopo diventerà una malattia. Il CrossFit o lo ami o lo odi, io credo che il 99% delle persone che lo approcciano e che lo intraprendono poi faranno continui pensieri durante la loro giornata riguardo al CrossFit e a seguito di una gara sarà sempre peggio. Questo perché il CrossFit, ripeto, è uno sport meraviglioso. Insegna tanto, può dare tanto e se viene visto come deve essere visto lo sport, ovvero con la trasparenza e la purezza dello sport per la felicità e per il piacere di fare sport, credo che risulti la migliore malattia che può esistere al mondo. La gara che mi ha messo più in difficoltà, io quest'anno, dopo 3 anni di tentativi, quindi al terzo anno, sono riuscito a qualificarmi ai regional, ai Meridian Regional. Quella è stata la gara che mi ha messo più in difficoltà perché, lasciando perdere vabbè, il livello atletico, di fitness che hanno gli atleti, ma quello credo sia abbastanza noto a chi pratica il CrossFit, soprattutto dovuto allo stress psicofisico che la preparazione ad una gara di quel livello comporta. Prima accennavamo al fatto che non avessi tempo per me, tempo libero da dedicare magari a una passeggiata. Quello ha estremizzato il tutto e mi ha portato ad una condizione che purtroppo non ha fatto vivere la gara, che quella è la gara, proprio definiamola con l'articolo determinativo la gara, come avrei voluto viverla. Quindi ciò che mi sento di dire a me stesso per il prossimo anno, se magari avrò la capacità di qualificarmi nuovamente, è di viverla in modo diverso, perché inseguire qualcosa in modo ossessivo è sempre sbagliato. Le gare sono belle a prescindere dal livello in cui si fanno. Chiaramente più si alza il livello più difficile diventa la gara, però i regional sono una bella botta, davvero. Allora, io successivamente ai regional non sono entrato al box per la settimana seguente e per quella dopo ancora. Venivo solo qui a CrossFit Bari dal mio amico Roberto a ridere, scherzare, parlare dei regional, prenderci in giro per il risultato che sono riuscito a raggiungere, ma per 2 settimane non ho avuto la forza di entrare al box e di spingere. Ancora oggi non ho tanta voglia di spingere come avrei spinto, però chiaramente non riesco a stare lontano dal box, quindi mi alleno comunque. I regional lasciano il segno. Allora, nella programmazione chiaramente c'è sempre l'esercizio che piace di più o piace di meno. Paradossalmente quelli che mi piacciono di meno sono quelli in cui mi diverto di più. L'esercizio che ho come eredità dalla kickboxing sono i double under.
grazie ai Double Under quest'anno infatti credo di essermi qualificato ai regional perché non faccio alcuna fatica e anche sotto stress riesco a mantenere la stessa forma per tutti i round, tutte le ripetizioni. Quindi quello sicuro è un gioco per me. L'esercizio che mi mette più in difficoltà, diciamo il dominio di esercizi che mi mette più in difficoltà sono quelli alla sbarra ed in particolare i toes to bar. Mi spezzano. Devo migliorare. Coach, lavoriamoci. Allora, quello che farei se entrasse un nuovo ragazzo in un box, istintivamente lo proverei, lo testerei. Vorrei vedere qual è la pasta di cui è fatto questo ragazzo per capire in che modo dirigere il mio modo di approcciare a lui. Potrebbe essere brutale come approccio, però è quello a cui sono stato abituato dal mio maestro, che entrando in palestra mi prese a calci in faccia per vedere se poi il giorno dopo sarei tornato in palestra per vedere qual era la mia pasta. Se andassi a caccia di talenti, il mio approccio sarebbe questo. Allora, vorrei ringraziare, sembra scontato, CrossFit Bari, che mi ha adottato praticamente da sconosciuto. Ricordo che il mio primo workout qui fu il 18.3 e Roberto mise a mia disposizione l'intero box durante la classe, cioè i ragazzi da parte e io feci il 18.3, cosa che solo amici miei di vecchia data avrebbero fatto, non uno sconosciuto qualunque. Roberto ai tempi era uno sconosciuto, adesso è molto di più, quasi un fratello. Poi voglio ringraziare Ernest Briganti, lui è la persona che mi ha preso sotto la sua ala quando io ancora non ero nessuno, non che adesso sia qualcuno, però adesso sono un po' più forte di prima e mi ha portato a raggiungere il mio sogno, quindi voglio ringraziare lui. E poi saluto la mia famiglia, i miei, mio padre, mia madre, le mie sorelle. E arriverà a breve un nuovo membro della famiglia, una cuginetta, una nipotina, Giorgina, un bacio.